Sono Mauro Carta, lavoro all'università. Da qualche anno una parte del mio lavoro è stato ceduto, ovviamente con il mio consenso, dall'università all'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché mi sto occupando della messa in atto del progetto Quality Rights nell'area mediterranea. Si tratta di un progetto che vuole applicare la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità nell'ambito della disabilità psicosociale e ha come obiettivo cercare di creare un sistema di valutazione della qualità dei servizi centrato sui diritti, nel quale sistema di valutazione sia l'utente uno dei principali, se non il principale protagonista. Il progetto si propone in maniera più ampia un supporto dell'inclusione sociale delle persone con disabilità psicosociali e il supporto della loro voce nella società civile. Io non posso che ringraziare Gisella, l'UNASAM e le associazioni per questa iniziativa che hanno preso di creazione di una convenzione nazionale e regionale sulla salute mentale. Era indispensabile per la catastrofe che sta avvenendo in Italia in questo campo. Vorrei portarvi alcune riflessioni che partono da alcune cose che sono state dette molto interessanti qui, no? Io sono abbastanza d'accordo con quello che ha detto per esempio Marco Espa quando sottolineava che il momento appunto di catastrofe, di crisi in questo campo non è solo un problema di carenza di risorse. Io penso che sia un problema di crisi morale del nostro paese. Io credo che quello che stiamo vivendo nella salute mentale è la cartina al tornasole di questa crisi. Non ci occupiamo più dei più deboli. E ci sono dei numeri che lo dicono inequivocabilmente. Ad esempio, noi in Italia spendiamo il 5% del budget nazionale per la salute mentale, la Sardegna ne spende il 2,5, il 2,9 se si estende anche alla legge 20 la spesa, ma che però legge 20 copre carenze in altri settori. In Europa, stati che non hanno la nostra storia culturale, ma che hanno un reddito simile al nostro, spendono dal 10 al 15% del budget sanitario. E attenzione, noi abbiamo firmato la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, in cui sta scritto l'articolo 6, che gli stati si impegnavano a mettere in atto adeguate misure, adeguate commensurate al reddito della nazione, ma se nazioni pari reddito spendono chi il 15%, l'Italia spende il 5%, la Sardegna spende il 2%, allora è un problema vero. E diceva il dottor Pisotti, giustamente, dice: sento dire della carenza e della chiusura dei servizi, siamo alla vergogna che se si misurano, e se si misurano con cifre alla mano, il numero degli operatori presenti nei servizi di salute mentale dal 2001 al 2016 sono diminuiti. È una vergogna, pensate che nel 2001 si sono chiusi di fatto gli ospedali psichiatrici, allora sarebbe stato necessario mettere più forze in campo nei territori, invece abbiamo chiuso. E questo misconoscimento, questo isolamento, questa solitudine della persona che sta male è molto vicina a quello che diceva Roberto Loddo circa il fatto che evochiamo paure. In questo momento di crisi il più debole evoca paure, e allora abbiamo chiuso i manicomi, sono scoppiate le violenze. Falso. Gli omicidi e i suicidi in Italia sono progressivamente diminuiti negli ultimi 40 anni, forse adesso stanno riaumentando, con un picco all'inizio degli anni 90, un picco che però non aveva niente a che fare con la salute mentale, era localizzato in Sicilia e in Calabria. L'unico rapporto con la salute mentale è che molti degli attori di quelle storie poi hanno cercato di farsi passare per matti per non avere il 42 bis, ma erano ballotte di mafia. In realtà la violenza in Italia è diminuita, quindi era tutto falso. Mi è piaciuto molto l'intervento a due voci di Riccardo e di, che veramente, cioè dire, in una perla di solitudine dei servizi, non solo due che dialogano quando parlano, ma sapere che portano la testimonianza di istituzioni che dialogano è una cosa molto bella. Quindi, però diceva giustamente Riccardo, attenzione, perché in questo isolamento
a volte arriva la proposta allo psichiatra e alla psichiatria di diventare il custode del matto che fa paura. È una cosa di cui bisogna stare molto attenti, perché è un canto delle sirene per il giovane psichiatra, cioè sentirsi investito di questo ruolo di custode può essere anche allettante, a parte che poi un'arma dopo io taglio perché non conti nulla, accetti questo ruolo e poi ti si gira contro, però è deleterio per quello che c'è poi dietro. Allora bisogna pensare invece giustamente a servizi che dialogano, a servizi, come diceva anche il dottor Pisotti, che stanno stare vicini alla gente, e da questo punto di vista io mi auguro che da questa conferenza nascano proposte concrete, cioè non basta più dire quello che non va bene o dire che una cosa, un segmento dell'assistenza non va bene, siccome non ci sono interlocutori, allora io chiedo alla conferenza che abbia il coraggio di fare proposte concrete, di ripensare i servizi, di ripensare ai servizi calibrati per l'essere umano, servizi che sappiano dialogare con i servizi sociali, con i comuni, con gli altri portatori di benessere. E poi certo ci sono dei segmenti che vanno assolutamente aggiustati, ma non si aggiustano da soli. La violenza nelle crisi, nelle emergenze di salute mentale in Sardegna va assolutamente risanata, però non basta rendersi conto, vedendo le linee guida per i trattamenti sanitari obbligatori, che queste linee guida sono contro la Convenzione dei diritti sulle persone con disabilità. Bisogna ripensare a tutto il sistema e ripensare questi segmenti all'interno del sistema. Bisogna pensare alla post-crisi, all'accoglienza. Certo, vanno combattute le residenze così come sono, 7 scandali vergognosi in 5 anni, dove venivano tenuti insieme anziani, persone con paraplegia, persone, e ancora vengono tenute insieme. Ecco, allora questo bisogna ripensarlo, bisogna ripensare anche all'accoglienza della post-crisi, però non basta salvare un segmento da solo. E ancora, giustamente il dottor Pisotti ha parlato dell'amministratore di sostegno, un'istituzione creata per difendere i diritti sta rischiando di diventare, in certe sue rappresentazioni, mi auguro non in tutte, una violazione continua dell'individuo, e amministratori di sostegno che non chiamano mai in causa la persona come dovrebbe essere per chiedere informazioni. E attenzione, giustamente il dottor Pisotti ha riportato la legge del 2019, l'importanza del coinvolgimento della persona nelle scelte c'è anche nella Convenzione sui diritti, che è legge dello Stato dal 2008, e bisogna anche ricordarsi di questo. E un'altra cosa importante, e così chiudo perché non voglio perdere altro tempo, è la formazione. La formazione deve essere coerente con un nuovo modo di pensare ai servizi. Noi nel nostro piccolo faremo il nostro, stiamo cercando di implementare anche in Sardegna, adesso partirà un progetto per fare un piccolo programma di Quality Rights, abbiamo reso disponibili un centinaio di percorsi di formazione e-learning per la Sardegna sul sito dell'OMS gratuito, faremo una formazione residenziale dove formeremo i formatori, e fra l'altro ho appena saputo che ci saranno anche molti utenti come formatori di formatori, anche tu, vero? Sì, anche Silvia sarà presente dal 16 al 20, quindi muoviamoci insieme, quello che state facendo è fondamentale, mi auguro, ripeto, che sappiate portare anche delle proposte concrete, visto che manca la capacità di elaborare queste proposte. Grazie.